Siamo negli anni 50. Il celebre baritono Aldo Scotti, la cui carriera è ormai in declino, accetta di prender parte ad un fotoromanzo tratto dal Rigoletto, nonostante le proteste della moglie francese Rossana, che è stata una celebre Carmen e che ora si annoia in casa per amore di lui. Scotti parte per Mantova, dove si invaghisce subito di Iris D'Amato, una ragazza un po' enigmatica che interpreta il ruolo di Gilda. In un primo momento Iris sembra ricambiare l'amore del maturo cantante, poi decide di chiudere la relazione, sia perché il giro equivoco in cui ella naviga non le consente distrazioni, sia perché Scotti, avendo scoperto che Iris ha una voce gradevole, vorrebbe farla studiare seriamente. La ragazza vive in una modesta casa della periferia milanese, divisa tra due fratelli, uno cattivo e un po' demone che si chiama Ugo e uno buono, un po' angelo, che si chiama Giacomo. Se il primo la convince a concedere i suoi favori a un commissario di polizia, tale Roscio, così da coprire certi loschi traffici di una bisca sui Navigli, il secondo, che studia musica al conservatorio, la vorrebbe invece avviare alla carriera di cantante lirica. In casa Scotti, intanto, cova sotto le ceneri il dramma familiare. Rossana, la moglie, capisce che l'avventura del marito non accenna a finire. Scotti si rabbuia sempre più, coinvolto in una storia che gli lascia poche speranze. Te lo spiego subito perché non vedrò Iris né in questi giorni, né forse mai. Perché non mi vuole. Infatti Iris non vuole e non sa districarsi dagli impegni assunti nel club La Ferriera, gestito da un vecchio balordo di nome Ambrogio Lanfritto, di cui il fratello di lei, Ugo, è l'uomo di fiducia. Iris ha paura di Scotti, ha paura del domani, sente di andare incontro ad una storia difficile e maledetta. Ma Scotti non molla, confessa tutto alla moglie e esce di casa per inseguire senza più reticenze questo amore così grande e così disperato. Vendeste il mio bene, a voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia imparabili tesore, la rendete o seppur disarmata, questa mano per voi cora cruenta. Mi piace se ti ho portata qua. Facciamo due passi, eh? È freddo? Ma tanto lo sai, no? Ho promesso di stare al mio posto. E se sgarro me lo dici. Senza arrabbiarti, se puoi. Ma cosa credi? È un bel ricordo anche per me. E anzi, pensa che io adesso starei qui. Sempre. Beh, sempre. Invece di andare in teatro a provare, vuoi dire? Perché? Hai paura? Ho paura a pensare come sarà dopo. Beh, insomma, non ci credo. Non ti è mai capitato di andare in un posto per fare una cosa e di capire che... Non so come spiegarti.
ma che non succederà. Che succederà invece qualche cosa d'altro. Cos'è? Una specie di presentimento? Una specie, sì. Ma hai paura di cantare? Ho paura di aver voluto cantare. Mi chiedo che senso ha. Ma tu cosa volevi fare, invece? Niente. Io ho sempre fatto solo quello che mi capitava. E invece questa cosa... Hai dovuto sforzarti per farla. Sì. Contro qualcosa. O qualcuno. È stata una cosa forzata. Tu sei una ragazza coraggiosa. Non è vero. Io posso accettare tutto quello che mi capita. Ma ho paura di quello che mi vado a cercare io. Ma cosa vuoi che possa succedere? Non voglio neanche pensarci. Iris. Andiamo. Ed ecco Aldo Scotti che sta arrivando. Ci avviciniamo subito per avere la sua dichiarazione. Signor Scotti, vuol dire ai suoi spettatori che cos'è per lei questo Rigoletto? Il 298esimo. Quindi per lei è ordinaria amministrazione? No, posso dire che per me è sempre emozionante come la prima volta. Anzi di più, perché la prima volta uno, per così dire, quasi non ci crede, vero? Poi invece sa benissimo che lo aspetta una grande prova. Ma lo domandi qua, alla signorina D'Amato, che fra 5 giorni debutta come Gilda. Sì, sì, il commendator Scotti ha proprio ragione. Perché è semplicemente incredibile. A Milano ho provato fino a ieri sera con il maestro Campogalliani, che mi ha fatto fare e rifare non so quante volte tutta la mia parte. E quindi, come direbbe uno studente... Ah sì, eh? Lo so. E mi dica, le sembra difficile... Come no, signorina D'Amato? Non te l'ho detto? Padronissima. Devi diventare figlia... E padroni tutti. Anch'io, naturalmente. Entrando nel costume, certo. Ma io direi addirittura nella pelle. Nella pelle, di una gita che solo adesso si... Passami la fritta. ...di essere così indossata da me. E il pubblico? Cosa si aspetta dal pubblico? Tutti liberi, come no? Liberissimi. Tanto è vero. Lanfritto, qui Roscio. No, io stavo solo dicendo che siamo tutti padroni. Con la relativa libertà che ne proviene. Che cosa anche imbarazzante drammatica per tutti, no? Mi stia a sentire. Come ho già detto una volta al vostro Ridolfi, voi fate e io farò. Anche se un po' distante. Lo so che non si capisce. Anche perché c'è qui una mia padrona, qui alla radio, la sente? Ma bisogna che cantare bene. Già che sta qua quarando per dire urbi e torbi che lei adesso cambia pelle. E cambiamola tutti la pelle, no? Tutti insieme. Sì, come le serpi sulle pietre del mio paese. Già. Ma glielo dico subito lo scopo di questa telefonata. È una diffida, Lanfritto. Sì, signore, una diffida. Perché da questo preciso momento voi non mi dovete più disturbare. Per nessun motivo al mondo. Io vi avverto che se comunque, non so quando e non so che, ma qualcosa mi dovesse dare un po' fastidio, a mio insindacabile giudizio, mi stia a sentire! Allora si farà, e senza alcun preavviso, la regolamentare ispezione all'esercizio da lei gestito in questa zona. L'ispezione, sì signore, l'ispezione finora a torto a ragione procrastinata. E se io voglio, qualcosa la trovo, Lanfritto. Sì, comunque,
gioco, ricettazione, contrabbando. Una cosa. Perché io sono uno che quando si muove, non si muove mai per niente. Come lui ha detto al Ridolfi. Quando? La radio? La radio cosa? Accendi. Accendi la radio. Ma adesso vorrei che parlasse anche per me il commendator Scotti, che conosce le pieghe più segrete di questa grande opera verdiana. Io vi dico... E lei? Di avere una paura terribile. Sì. Tanto che mi tremano le gambe. E tu non mi avevi detto spegni? Mi interrogavano in matematica. Non mi avevi detto che lei non lo faceva, non voleva, non ci pensava neanche? Perché a casa tua comandi tu. Sì, Marco, io ultimamente non me ne sono occupato perché non... Eri offeso con Roscio perché ti ha detto di stare alla larga. E tu ti permetti di fare l'offeso con Roscio? Ma no, è che una sera ho avuto da discutere con i miei, da allora non sono più tornato a casa. E allora non so, non ho più visto. E adesso l'abbiamo visto, eh? Contento? Sì, però se Ridolfi l'aveva Ridolfi vista che era lì a cantare, non ce l'hai detto, allora lui si... Ridolfi dopo. Adesso apri bene le orecchie, Ugo. È urgente. Tavoli e carte e tutto via dalla saletta. Chiama i ragazzi. La roba va tutta dalla tedesca, subito. E anche in cantina, via tutto, pulito come questa mano qua. E il Ridolfi, pagare, ha pagato. Ma se i soldi li ha presi da Scotti, questo significa fare il doppio gioco, che è un brutto giocare. E se è andato a fare chiacchiere con il nostro commissario, ci gioco tutto quello che vuoi, che il voltafaccia del Roscio è così che è cominciato, è chiaro? Sì, ma allora bisognerebbe fare... No, allora niente, ti manca che tu prendi iniziative. No, ma io dicevo solo che secondo me bisogna... Niente! Con Ridolfi vedrò io. Portami in ufficio. Tu sgombera tutto, mi raccomando. Per la Iris ti dico dopo, domani. Dicono che a Parigi è morto uno spettatore. Ha avuto un infarto. Perché è una cosa che fa molta paura. Facciamo in tempo a vederlo. Sì, mancano 2 ore alle prove. 2, grazie. Lì cosa succede adesso? Adesso vedrai quando quello lì ha finito di... Ma cosa fa? Fa finta. Per spaventarla. Lei è malata di cuore. Lui e la Simon Signore sono d'accordo per farle venire un colpo, capisci? Ah, ma tu l'hai già vista? Sì. Sì, a Sanremo, ma... ogni tanto chiudevo gli occhi per non vedere così... Dimmi quando quello lì ha finito di levarsi gli occhi. Ecco, ha finito. Senti, Iris, dovremmo parlarne un po'. Della paura, voglio dire. Ma Iris, cosa c'è adesso? Sembravi così sicura.
Anche la mamma che ti ha sentita alla radio ha detto era convinta e ha parlato molto bene. Sì, ha detto proprio così. Era convinta e sembrava non avesse mai fatto altro nella sua vita. Ma tu? Tu dico sei convinto? Perché lo faccio? Ma sì, sì, ti sto chiedendo perché lo faccio. No, no che non lo so. Però un'idea un po' strana. Ma insomma tu vuoi che lo faccia? Sta tranquillo. Ci sentiamo, ciao. Ciao. Ma cosa fai? Una coppa di champagne, no? Non mi va, non bevo. Già questa cosa della coppa di champagne mi pare un po' da seduzione vecchio stile, non trovi? Perché? Scusa, lo sai che io non... Ma... E poi mi pare che non porti mica bene, sai? Cosa? Bere prima. Ah, della recita? Sei superstiziosa. Paurosa. Lo so. Tu non hai paure. Tante. Anche di te. Quando mi sei arrivata dentro quello specchio, al trucco il primo giorno a Palazzo Ducale, io ho avuto subito... Beh, certo, ero anche affascinato, ma... spaventato, subito. Credi che io sia una diabolica? Come quelli del film? Beh, no. Non so. Che ti odio. E voglio rovinarti. No, no, non credo. Però... Ti senti in pericolo? Sì. Anch'io. Meglio, no? Tutti e due impauriti, forse ci facciamo un po' di coraggio. Ti prego, non mantenere la promessa. Per questa sera. Voglio dire, se dipende da me, io ti sciolgo. Mettiamo che siamo ancora là. E non è ancora Natale. E non siamo ancora andati a Milano. E non c'è teatro. C'è solo questa stanza. E chissà dov'è. E tu stanotte mi tieni qui. No, ci siamo. Ti ho già spiegato che quello, cioè questo è il presente. Ma bisogna stare attenti che non si muova. Anzi, fa piano, se no ci scappa. Prendimi in braccio e porta. Va pianissimo. Bravo, Orso. Buon Natale. Quasi per niente. Sai. Mamma, ma insomma, perché non aprite? Papà! Giacomì, che c'è? Arrivo! Ma papà, è un pezzo che sto suonando, perché non apri? Questo qua, che succede? Ho sentito che chiamavi, ho fatto le scale tutte doppiate. Tengo il cuore. Ma la mamma non è in casa. Come non c'è? Ma non apre! No, aspetti, io stavo fuori per la suite. Ma lei... Dammi, faccio un... sia quando si cade bisogno mai una volta senti che parla senti, proviamo non proviamo niente in questi casi non si deve muovere assolutamente Giacomino mamma, che succede? Giacomino mio che c'è? Come che sei? Mamma. Pronto? Pronto papà, sono io, Ugo. Pronto? Papà, sono io, Ugo.
Pronto? Pronto? Ma cosa urli? Non so, era mio padre, non sentiva, non capiva, non, credo non mi abbia neanche riconosciuto. E allora? Non so, diceva che mia madre è stata male, credo sia anche una cosa grave. Ah. Mi spiace per... Potevo telefonare dalla cabina, no, ma... No, anzi, va bene. Voglio dire che tu allora, da bravo, adesso vai a casa così vedi come sta la mamma. Sì, grazie. Dov'è Ridolfi? Credo sia di là. Portami di là. Oh, giusto lei, Ridolfi. Adesso Ugo va a casa perché c'è la mamma che non sta bene e penso che dovrà andare anche a Mantova a prendersi la sorellina perché se la mamma sta così male, mica può star lì a fare il teatro, no? Sì. Ma il pretesto della mamma è buono come un altro. Ma io dico di lasciare che facciano un paio di prove con Iris per far maturare la situazione. Ho già detto al maestro Negin che semmai... E domani ci va anche lei. Appunto, così posso dare una mano. Va bene, ma mica per rifacciare. Si fa come ha fatto fino adesso, sa. Senta, cerchiamo di spiegarci chiaro. Le conviene? Per la Iris ha fallito. È andato a chiacchierare con Roscio. Io? Sì, lei. E poi si è fatto dare i soldi da Scotti. Ah, per pagare lei? Ma Scotti glieli avrà dati per riavere la Iris. Lei invece si è impegnato con noi a levargliela dalle mani. Ma siccome era chiaro che la Iris non ci voleva andare lo stesso, che cosa importava? Eravamo tutti a posto, no? Solo che poi... Lo vede, signor Lanfranchi, io gliel'avevo detto che la Iris era per lei. Tu taci, poi cosa? Qualcuno l'ha convinta. È stato mio fratello, io gliel'avevo detto di non mettersi di mezzo, ma adesso vedrà. Non ho un bel niente. Se non hai saputo fare quel mondo era ora, adesso fai quello che ti dico io e basta. Adesso tu vai a casa. Non parli con nessuno e non vedi nessuno. Stasera poi ritorni e ti dico il resto. Sei ancora qui? Allora, spendiamo i vostri comodi? E poi dicono che... Ci siamo. E quelli non sono delinquenti. Vai a chiamare qualcuno. Sì, vado, vado. Ma non c'è nessuno qui. Piano, piano, piano. Infermiere! E dai, muoviti! Ce l'ha lo spartito? Sì. Buonasera a tutti. Come l'hanno detto. E allora dov'è il maestro Negrin? Beh, è andato a prendere un caffè con Scotti, lungo a quanto pare. L'attacco, eh? Mi raccomando l'attacco. Quel mio padre, con la fredda sulle scale, metteva in crisi anche la Totti. Eh? Ma caro, basta che lei mi guardi. Farò suonare l'orchestra pianissimo. Mozart, capisci? Mozart. Che strazio. Senti, cara, tu guarda sempre il maestro. Eh? Sta tranquilla, vedrai che tutto andrà bene. Ah, senti, Negrin. Sì. Vuoi passare il parisiamo o saltiamo all'Allegretto prima di cena? Ah, no, no, salta, salta, salta. Quello che si taglia non si fischia. Per favore, adesso proviamo. Allora, mi va sulle scale, signorina, per cortesia. Ecco, così va bene. Così si abitua. Sì, 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 sì. E vada sulle scale. E attenta a non inciampare, eh. Attenta, la scala è pericolosa qua. Allora. Ah no, è follia. Tieni lunga la corona, mi raccomando, e chiudi con me. Qui c'è l'applauso, c'è sempre. Sì, sì, eh? Va bene, va bene. E tu, cara, sugli applausi. Sugli applausi. Entri tranquilla, sicura. Non ti preoccupare, eh? E le pare bello? No, non è bello. Ma è comodo! Comodo perché l'entrata qua è difficile! E lei debutta, capito? Io pensavo al balcone di Giulietta. Più Shakespeare che Hugo. Del resto Hugo pensava a Shakespeare. Ecco, e tu non pensare. Io non penso, io non dirigo, io non provo, io me ne vado! Magari!
vuoi levare di mezzo? Ma io devo provare! Anch'io devo provare! Vai a prendere un caffè lungo, per favore! Negri, l'attacco. Quale? L'attacco, Negri. Non si dà, mai dato, non lo faccio. E adesso glielo dai, la ragazza debutta, hai capito, hai capito, glielo dai. E va bene. Allora. Allora ho chiesto, il permesso di rimanere fuori orario c'è, ma per una persona. Papà, tu vai a casa, resto io. Non me la sento. Io solo a casa stanotte che ci faccio? C'è come io resto qua, faccio tu, ti porta Ugo, no? Ugo è dovuto andare a lavorare, sai. A proposito, senti papà, subito sorella, vado via io, solo un momento per favore, per la Iris. Già, è vero, Iris non lo sa, ma allora glielo dobbiamo dire perché... Dobbiamo? No. Papà, io... è difficile, ho continuato a pensarci adesso e non riesco a decidere. Capisci che Iris sta facendo una cosa importantissima per la sua vita? Sì, lo so, ma come non glielo vuoi dire? E domani ci può anche rimproverare. Semmai le telefono io, se può venire verrà. Ma lo sai che gli attori in teatro devono recitare qualunque cosa succeda? Sì, ma... non gli danno una licenza in casi di forza maggiore? No. Sai che si dice, lo spettacolo deve continuare. È crudele, ma... vabbè, adesso vado. Vedrò io. Giacomo, non c'è molta speranza, è vero. Niente champagne, allora? Niente. Non ti pare ancora una cosa da festeggiare? Non mi pare, no. Iris, mi fai l'eco. Scusa, Orso. Ti guasto tutte le feste, vero? Se tu sei fatta così... mi accetti come sono? Beh, non è che io non ho pensieri, ma se riesco a non pensarci, preferisco. Tu invece ci dai dentro, eh? Insomma, un po' disfatista lo sei. E pensa che in guerra era considerata una cosa gravissima, quasi come disertare. Allora, tanto per darti almeno una buona notizia, posso dirti che non ci penso più, sai, a disertare. Accetto il rischio. Ma non ci sono rischi. Ce ne sono sempre. Come andiamo? Male. Hai avvertito la Iris? No, ieri sera ho telefonato in albergo, ma era fuori a cena e non ho lasciato detto niente. Hai fatto bene? Sì. Ci vado io adesso. Vuoi andare a Mantova? Certo. Sono venuto a dirtelo apposta, così non la chiamavi neanche. Meglio andare di persona, no? Giusto, no? Ma veramente, Ugo, io avevo quasi deciso di non dirglielo. Papà naturalmente si aspetta che la chiamiamo. E lo credo, sei matto. Io so che per lei è molto importante... cantare le opere. Sì, ma... e se questa cosa dovesse impedire... E questa cosa sarebbe la mamma. Ugo, figurati se per me non è grave. Ma cantare le opere è la cosa più importante di tutto, no? Andiamo. Non stiamo qui a discutere. Bisogna andare a dirglielo. Lei poi farà quello che vuole. Aspetta, vengo anch'io.
Ma ce la fa questa... come si chiama? D'Amato? Ce la fa, ce la fa. La voce è piccola ma gradevole. Ma poi ci sono io, no? Farò questo Rigoletto come il Don Giovanni di Mozart. E se il prossimo anno lo mette in cartellone, le posso fare anche un Don Giovanni con colori verdiani. Vedrà che effetto. Stiamo a vedere. Cosa? Per la Gilda, dico, perché Mantova non è mica tenera, sa. Non arriva certo al furore di Parma, però... Si fidi di me. Se non va, ci mettiamo poco. Io ho un nome da difendere. Le diciamo di darsi malata e... Allora, non è tanto convinto? Ma non so, finora solo accennato e non vorrei che... Ma sentiamo, sentiamo subito. Io vado, assessore, ma ci pensi a Mozart? Signori, per cortesia, 8 battute prima di tutte le feste al Tempio. Sì, signorina, comincio da lei. Segua il maestro polacco, io ho 50 professori e non posso badare a tutto. Signori, pensiamo a Mozart, non a Verdi. Tutto piano, sussurrato. Così la aiutiamo, no? Non parlate, musicalmente intendo. Mormorate, prego. Bene, bene, sì, ce la fa.
Un pezzo di ragazza così, che avesse anche la voce, chi se l'aspettava? Vocina fresca, limpida, agile. I sopracuti ci sono, ci arriva. I centri... Il corpo vocale non è che sia così scarso, anzi, ha già molto per farci una Gilda apprezzabile, anche per le orecchie, voglio dire. Grazie. Signorina D'Amato, in ridotto per la prova. Subito. Giacomo! Ah, bravo, eri qui. Hai sentito? Sì. Beh, non dici niente. Insomma, ha conquistato tutti. Ma dov'è Ridolfi? L'avevo visto qua prima. Chi, scusi? Il mio agente, uno di quelli che facevano gli scettici, capisci? Anche le Green, sai, prima ci ha dato occhi chiusi, poi si è messo a fare il difficile. Adesso che l'ha sentita. Possiamo andare da lei? Sì, 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 sta provando col regista nel ridotto. Devo anche parlarle. Shakespeare non è Shakespeare, non serve, in Rivoli di Vittorio. Non c'è, c'è un neanche Ugo. Dolcester di Ugo? Ecco. Sì, mi ha portato a Mantova per dire Iris che... Ma adesso che l'ho fatto. Preferivo esserci anch'io. Capisci? Ma cosa? Signori, per favore, stiamo provando. Ma la D'Amato non stava qui a provare con lei? Ah sì, non so, l'ho vista passare. Saranno là fuori. Siete venuti col tassì di Ugo? Sì, ci eravamo fermati là. L'ha portata via? Possibile. Quando arriva quel maledetto tassì, è sempre così, anche in dicembre, qua a Mantova, poi a Milano. Sempre, quando arrivava lui, niente da fare, lei spariva. Perché? Tu lo saprai, immagino, no? Noi oggi siamo venuti perché mia madre sta molto male. Ma lui gliel'avrà detto che c'ero anch'io. Se gliel'avesse detto, lei non andava via così. Ugo sa benissimo che non ero d'accordo. Su cosa? Che la portasse a Milano. Dove? Beh, io dalla mamma, credo, all'ospedale. Vieni, andiamo. Ogni sera da quando? Da domani, oggi è riposo. Stanotte intanto torno all'ospedale. Mio padre là che non ne può più e io gli ho detto che andavo a sostituirlo almeno per questa notte. È vero, Ugo? Va bene, allora da domani. Ma ormai non posso. Il 31, l'uno e il 2, le recita a Mantova. No. Per questo non ti preoccupare. Ti sostituiamo. È normale, basta dire che tua madre... Ma perché è assurdo? Assurdo o non assurdo, adesso cambiamo musica, bella. Da domani qua. Ma io non vedo l'urgenza di... Cosa vuoi vedere tu? Ma perché? Io domando solo perché avesse un senso. Tu perché? Puoi sempre fare di testa tua, eh? Non capisci quando ti si dicono le cose. Io te l'avevo detto. Ma cosa vuoi tu ancora da me? Basta! Ma no, che maniere sono, Ugo. Si ragiona, no? E mica si pretende che la Iris lo fa per niente. Ci fa un piacere a noi perché siamo amici. E noi ci facciamo anche un regalino a lei. Perché è ragionevole, come sempre, del resto, vero? Guarda, ho qua il pegno di uno... che non pagherà mai perché è uno di quelli che sanno perdere, un vero giocatore come il signor Ridolfi lì. E io glielo do alla Iris, e volentieri anche. Sei grani, un carato e mezzo. C'è? No. Ma tu eri convinto di trovarla a casa? No. E allora? Lei mi sta accusando di non aver fatto niente per proteggere Iris. Ma da cosa bisognerebbe proteggerla? Questo è il punto. Io so solo che deve essere qualcosa di brutto. Di grave, pericoloso. Lei crede che io non ho voluto pensarci. Magari è vero. Avevi paura?
Beh, io non sono mai stato un tipo forte, deciso. Ne avevamo già uno in famiglia con la grinta maschia e non mi piaceva. E anche lui mi ha sempre disprezzato perché non ero un uomo. Ma il mito del coraggio e la violenza a me sembrano la stessa cosa. Sì, forse è troppo comodo. Non siamo mica tutti eroi. Io non sto giustificandomi. Adesso lo so che dovevo almeno parlare. A Ugo era inutile. Mi sono accontentato di supplicarlo, ma neanche. Di insinuare che doveva lasciarla in pace. E di sperare che Iris riuscisse a sfuggirgli. A salvarsi. Quel giorno alla scala, si ricorda? Ce l'eravamo chiesto perché Iris aveva paura. Abbiamo lasciato cadere il discorso. Ma io gliel'ho detto che se Iris cantava, se saliva sul palcoscenico, ne era fuori. Iris si lasciava spingere da me come se lo facesse per farmi un piacere di salvarsi. Ma oggi c'era. L'ho vista. Ho capito che anche lei era contenta, sollevata. Si sentiva libera là. E Ugo l'ha portata via col pretesto della mamma. Perché è stato solo un pretesto per lui, lo so. Devo chiederglielo a Iris. Perché vuole bene a me, ma obbedisce a Ugo. Già, ma lei fa presto. Ti dice di pensare ai fatti tuoi. A me no. E allora? Allora, appunto, non sono innocente neanch'io. Perché sono un vigliacco. Ma adesso glielo chiederò. So dove trovarla, c'è un locale. Giacomo! Giacomo, aspetta! Giacomo! Giacomo, aspettami! Allora. Ah sì, c'è in giro qualche... Ugo viene subito. Accomodati ancora un momento, non è neanche mezzanotte. Anche lei, stia lì, tranquillo. Con calma, cose nostre. Cosa succede adesso? Cosa fai qui? Voglio parlare con Iris. Non c'è. Non è vero. Lo so che è qui. Perché la tenete là dentro? Che cosa volete da lei? E tu? Voglio vederla. Ti dico che voglio vederla subito, Ugo. E se ti dico che non c'è? E che dentro non ti faccio entrare? Tu cosa fai? Mi denuncio. Ti basta? Fatelo bastare perché non ho voglia di rovinarti, capito? Tanto sei un vigliacco, eh? Cosa vuoi fare? Allora deve essere proprio una cosa di famiglia, Ugo. Perché non lo so chi è più vigliacco di noi due. Va. Va fuori dai piedi, pagliaccio. Fuori dai piedi! Deschi che nessuno fa svelta, manda via Canari già lì. Iris! 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 Dimmi quando ti basta. Ma dimmelo però, eh? Se no questa volta va a finire male, lo garantisco io. Allora, ti basta o no? Io vi denuncio. Se tu fossi un uomo lo sapresti. E certe parole non si dicono neanche per scherzo. Bravo. Lo vedi che un po' di buon senso ce l'hai? Eh? Così domani, quando vai dai tuoi amici del conservatorio, con quella faccia, puoi dire che hai fatto la box. Voi tenete dentro la Iris. Minimo un sequestro, Ugo. Hai ancora del fiato da buttar via, eh? Vai. Vai, finché ce la fai. L'hai voluto tu! Sì, fa mica di
Simone. Ma no, cosa vuoi che... Eh sì, perché adesso gli mancaria che la denuncia. La Iris a Mantova. Siete andati all'ospedale, poi siete tornati di nuovo a Mantova. E basta, capito? Non ti abbiamo neanche visto noi. Non sei venuto stasera. E noi con quell'incidente lì non c'entriamo. Senti, Nano, cerca di capire bene. Pensiamo noi qua, lo portiamo fuori zona, ma bisogna fare presto. Ce la fai almeno a guidare? Lui diceva che non... Basta, Ugo! Fa mica la donetta isterica. Vai via e stop. T'è entrato in testa? Ma cosa avete fatto? A chi? Niente. Nessuno. Dobbiamo andare via adesso. Giacomo era morto. L'avevo capito. Morto. Un incidente fatale. Così avevano detto. Ciao. Non speravo di trovarti già qua. Lo sai che sono venuto a Milano a cercarti? Con Giacomo? Quando? Ieri. Quando sei partita con Ugo, mezz'ora dopo, credo. Ugo non te l'aveva mica detto che qui a Mantova c'era anche Giacomo, eh? Beh, l'abbiamo immaginato che Ugo, per convincerti a partire subito, non ti avrebbe detto niente. Sì. Sì, ho capito, ma... Allora... Cosa avete fatto? Non hai dormito neanche tu stanotte? E tua mamma? Non lo so. Più tardi telefono. No. No. Spiegami. Cosa vuoi sapere? Cosa vi siete detti? Chi? Io e Giacomo? Ma cosa vuoi che ci siamo detti? Sapevamo poco e niente fra tutte e due. Ce la prendevamo uno con l'altro come se fosse colpa nostra. Te la prendevi con lui? Ma non l'hai vista? Perché ti cercava, voleva parlarti. Non ti ha trovato. Te la sei presa con lui? No, no. Ci chiedevamo... Ma insomma, Iris, sembra un interrogatorio. Ti offende tanto che io volessi sapere? Se volevi sapere, potevi chiedere a me. Perché non mi hai mai chiesto niente? Io a te. Ma posso anche risponderti. Si vede che anch'io sono un vigliacco. Cosa vuoi farci? Anche tu? Come chi? Come Giacomo, forse? Lui diceva così, e io avevo paura di offenderti, di irritarti. Già mi accettavi sì e no. A me poi non ci mettevi niente a dirmi di pensare ai fatti miei. Che cos'ero per te? E poi? Poi cosa? Ti ho chiesto cos'ero per te. Cosa sono? Voglio sapere quello che ti ha detto Giacomo.
sapere di me. Non ti interessa. Ma l'ho detto anche Giacomo, cosa credi? Che tu, secondo lui, stai facendo una vita indegna di te. E che qualcuno deve impedirtelo. E deve proteggerti. Perché si vede che tu non sai come uscirne da questa cosa che non so. E che hai paura, si vede. E se non vuoi parlarne con me, parlane... Anche se ho buttato via tutto io per te. Stanotte sono stato a casa e non c'è più nessuno. Lo sai? Con mia moglie ho chiuso. E con te non ne ho neanche parlato perché lo so che te... Cosa ti ha detto Giacomo di me? Ma te l'ho detto, no? Che bisogna sapere per aiutarti. E se almeno quello che pensa lui ti interessa, lo dirai a lui. No! Io non dirò mai. Mai più niente a Giacomo. Perché Giacomo non c'è più! Iris! Mai più niente! Dove? Quando? E va via tu! Via! Quando venite la prossima volta, mi dovete portare gli occhiali. Io gli occhiali non li ho portati. Se mi volete fare il piacere, o tu... O Is, o Giacomo. Bravo, bravo. Povero figlio mio, pure tu. Insomma, la D'Amato non può, non vuole più. Ho già telefonato che vi devono mandare una Gilda. No, una sicura. E non c'è più tempo per fare prove. E pensare che in questi giorni ci eravamo occupati più che altro di lei. E lo dici a me? Io avevo già fatto di tutto perché non venisse. E lui? Eccolo lì. Se la prende parecchio. Sì, pare. Ma lui canta almeno. Non credo che ci sia problema. Lo vedi? Sta lì. Quando è il momento lo vestite e lo mandate in scena. Iris, c'è dentro un vento adesso. Andate via, resto io. Papà deve riposare. Ma pare che ormai non ci sia. Andate via. E non dirglielo, hai capito? Me l'hai già detto. Ma cosa, no? Glielo dirò io. E come? Non lo so. Lei è la figlia, vero? Sì. Ho fatto portare a casa mio padre. Povero uomo. È stato qua lui tutto il tempo. Non sa più in che mondo vive. Lo so. Io dovevo venire stanotte. Loro, i miei fratelli, erano sempre in giro per farmi fare o non farmi fare una cosa. Pareva importante, poi... Ecco, anche lei è stanca, si vede. Ha bisogno di qualcosa. Si sente male. Male? Male, sì, molto, molto, molto male. Non c'è rimedio. Non ci penso. Come se potessi fare qualcosa. Ma non c'è più niente da fare. Il male che ho fatto. Ho fatto. Pietà, pietà, Signore. Pietà, Signore, oh, pietà. Mm.
Thank you.